Buonasera e benvenuti. Oggi vi presentiamo Ellie Zone, A World Apart, un gioco survival post-apocalittico dove i pochi sopravvissuti tenteranno di creare una piccola comunità. La visione di questo gioco è consigliato ai maggiori di 12 anni e il gioco in questione è presentato da Mattimars, quindi vi auguriamo buona visione a tutti. Annunciatrice televisiva Palter, siamo su Endzone, un gioco secondo me molto molto carino che vi consiglio. Io difficilmente consiglio l'acquisto perché per tutto non mi pagano, però no, a parte gli scherzi, difficilmente consiglio l'acquisto di un gioco perché insomma deve essere proprio carino carino. Secondo me questo è carino e anche completo e dettagliato. Ovviamente vi deve piacere il genere, ragazzi, perché sennò è inutile. E quindi andiamo a giocare nuova partita. Nel frattempo, ragazzi, vi ricordo la campanellina, di attivare la campanellina, vi ricordo di iscrivervi e lasciare like e anche di guardare il video nella sua totalità, altrimenti, ragazzi, non cresciamo. Io, ragazzi, più cresciamo e più riesco a portare giochi nuovi e novità, ovviamente. Quindi, ragazzi, vi chiedo un supporto e ovviamente vi ringrazio. Quindi andiamo avanti. Allora, normal game. Qui possiamo scegliere dimensione mappa large, numero di montagne poche perché praticamente, anzi mi sembrano già troppe, sulle montagne non c'è una bella moto più fermata e poi da un'altra che a me questo non mi piace. Bello, guarda quante ce n'è. Poi numero di laghi voglio abbondare perché più ce n'è e meglio sto. Numero di foreste pure. Numero di rovine pure alto e l'area intorno a quale noi siamo, diciamo senza impedimenti, va bene, medium. Poi questo è il nome della città, va bene, una qualsiasi, mi è venuto pure El Signorcio. Eccoci qua, ragazzi. Allora, una breve lore del gioco. Noi siamo credo l'ultima comunità rimasta, siamo 10 persone e 5 ragazzi, 10 adulti e 5 ragazzi, 5 bambini, e dobbiamo ripopolare il mondo, o almeno la nostra comunità, e cercare di sopravvivere con l'acqua, il cibo, legno, scrap, che sarebbe praticamente varie cose che troviamo, tool, le mascherine, perché comunque ci sono tante zone radioattive. Poi le varie medicazioni, i vestiti, il metallo, la plastica, l'electronics e il carbone. Poi abbiamo anche tutto il discorso di ricerca che attualmente non la possiamo utilizzare. 10 adulti, come ho detto prima, e 5 bambini. I bambini non lavorano e bisogna aspettare che diventino adulti. Poi a livello di felicità, a livello di relazioni, io credo che qui sia la salute di tutti, della comunità intera, la ricchezza di cibo. Poi in basso abbiamo appunto le zone radioattive, quindi ce l'abbiamo proprio accanto, che bello. Poi abbiamo il livello di attrattiva che normalmente non ci interessa, l'elettricità e le condizioni delle strutture. Abbiamo anche il livello di acqua nei terreni che è importante perché qui andiamo a stagione, ci sarà anche la stagione secca e la stagione che non piove, quindi dobbiamo fare scorta di cibo e di acqua. E poi niente, abbiamo tutto il discorso di costruzione. Guardate qui tutti gli elementi che ci sono da ricercare, da portare avanti, sono veramente tante. E qui abbiamo anche tutte le statistiche. No, allora, noi partiamo col costruire, ragazzi. Voglio dire, prima di tutto facciamo una bella strada. Facciamo qui le relazioni, purtroppo ce le buttiamo perché sia
sia a destra che a sinistra ce l'abbiamo l'acqua. Però qua abbiamo anche queste robe qui che ci rompono le palle. In mappa ci sono, come vedete, molti oggetti da scappare sia a mano che anche con delle cose meccanizzate che poi scopriremo più avanti. Ci sono anche delle città che poi andremo a visitare. Però qua io qua non è che mi sconfinferà molto, perché siamo circondati dalle radiazioni, non è proprio la cosa più bella del mondo. Quindi noi cosa facciamo? Mettiamo un ponte qua per recuperare l'acqua, poi mettiamo una cisternina d'acqua qui, ok, così possiamo raccogliere e tenerci l'acqua che raccogliamo. Poi facciamo pure un qualcosa per raccogliere cibo. Al momento facciamo questa stazione di pesca, insediamo qua, non credo serve l'elettricità, e quindi noi dovremo fare, è un po' lontanino ragazzi purtroppo. Poi un'altra cosa che dobbiamo fare importantemente è le case. Le case le faccio qua. Una, due. Poi vi faccio vedere tutti i posti. E ne faccio sei. È importante fare tante case, perché loro con queste case si possono riprodurre. Noi possiamo fare anche queste capanne qua, che ci stanno invece che due persone, ce ne stanno 25, però non c'è la privacy e non possono riprodursi. Mentre in queste il posto sarebbe da 5 totale, però vedete, due abitanti adulti e eventuali tre bambini che dovrebbero darsi da fare e procreare. Quindi in realtà sono da due posti queste case qua, però almeno si riproducono, che è quello che ci interessa. Ok, le case, vi dico il costo. Allora, il ponticellino noi l'abbiamo pagato 16 di legno e basta. La cisternina 56 di legno, 84 di scrub e 12 di plumage, basta che è possibile. Ah, ok, è questo. 28 di legno, 40 di scrub e vediamo un po'. Quello invece per la pesca l'abbiamo pagato 18, e 18 più il tempo da costruire, per costruire il tutto, mentre le case le abbiamo pagate 8 di legno, 15 di scavo, 25, non so se sono i giorni o le ore, perché qui è suddiviso in stagioni, non credo siano 25 stagioni, perché altrimenti facciamo prima a morire. E dobbiamo, vedete, selezionare i costruttori. Per il momento li ho messi tutti, vedete quanti sono bellini. Questi sono i bimbi che fanno la ceppa, e invece loro sono andati subito a costruire. Poi vedete che qua dobbiamo inserire quante persone andranno a raccogliere l'acqua e quante andranno a pescare, un massimo di 4 e un massimo di 5. Se li lasciamo a 0 ovviamente nessuno pesca, se ne mettiamo uno la cosa sarà molto lenta. Allora, prima di tutto cosa fanno? Tagliano gli alberi, che è la prima cosa, e così prendiamo anche del legno, che male non ci fa. Possiamo anche mandare avanti più velocemente nel tempo. Purtroppo loro devono passare dalla zona radioattiva e ho cercato un po' di evitarla. Poi possiamo anche toglierla radioattiva, ma non so come. Sta piovendo, perché la pioggia ci fa sempre bene, perché aiuta il terreno. Se fosse costruita la cisterna prenderebbe anche l'acqua dalla pioggia, credo, perché in realtà c'è anche una struttura che serve proprio per la raccolta della pioggia, quindi può darsi che magari sia una bugia, nella realtà che questo prende solo l'acqua dal ponte e non dalla pioggia. Quindi vedremo.
Intanto gli serve lo scrub e speriamo che... sa che non basta per tutto. Mi sa che non basta per tutto. Quindi diamo un attimo in pausa. Noi dobbiamo dargli un ordine, perché se non basta dobbiamo andarlo a cercare. Un po' di scrub a giro da fare. E qui andranno qua, oh, ragazzi, c'è la zona... ma... pazienza. Allora, per mandarci qualcuno della comunità dobbiamo levare almeno un paio di operai e lasciarli liberi. E loro andranno a fare quello che io praticamente gli ho chiesto. Tutto non potrà essere smaltito a mano, solamente le cose più piccole. Vedete che c'è il simbolino del piccone. Loro in automatica hanno la pala, il piccone e l'accetta, quindi quello non gli va. Costruito le case, le hanno già fatte. Vedete che ci sono due giovani adulti, uomo donna, uomo donna donna, basta che si riproducono, a me va bene tutto. E sono tutte piene le case. Ah no, ce n'è una vuota, quindi occhio, perché se poi rimangono senza casa la città si abbassa. Andiamo. Quindi sono tutti intenti a costruire. Però se ci manca, ne abbiamo 46, se ci manca lo scrub è inutile tenerli a costruire. Ok, questo è pronto e il ponte è pronto, perché non riesco mai a capire se è pronta la cosa o no, perché lui comunque nel momento in cui te gli dici nel momento in cui gli dai l'ok per costruire, lui parte, ovviamente in realtà non è ancora pronto, perché sì, è tutto costruito, quindi i costruttori li possiamo mantenere a due. Qui metto uno dell'acqua in più e uno fisher in più, vediamo un po' se arrivano. Ok, vedete, adesso si va a prendere l'acqua e lo deposita qua nel magazzino. Qui abbiamo un limite di stoccaggio di 2000 litri d'acqua, che sono in realtà pochi. Poi ovviamente dipende da quanti siamo nella comunità. Se siamo in 10, magari una stagione arida ce la facciamo, perché in una stagione arida si prosciuga totalmente il lago. Quindi dobbiamo recuperare più acqua possibile, magari ne facciamo un altro più avanti. E poi qua vedete che loro stanno andando a pescare. E che abbiamo un totale di 5.000, un limite di 5.000 di pescato da poter accumulare. Vedete che acqua meno 125, fagioli meno 121, perché sono le piccole riserve che hanno loro. Dobbiamo stabilizzare il fabbisogno dell'acqua e del cibo. Ok? Piano piano ce la facciamo. Allora, un'altra cosa velocemente, velocemente. Voglio fare altre case, perché se poi loro crescono lo fanno di botto e noi dobbiamo essere già pronti con le case. Quindi qua c'è reattività, non c'è, quindi ne possiamo fare anche non è un po' staccato, no? Sembrava stessero più attaccate. Ok, forse dipende dalla tipologia di casa, non so, sembrano più staccate queste sopra rispetto a quelle sotto. Facciamo la strada sempre. Io gliel'ho già detto, se muovessero magari. Quindi l'ho già detto. Sì, però lo devono fare. Se non lo fate, ne abbiamo due. Allora, tre stanno scrabbando, per me potrebbe anche andare bene due, io aggiungo un pescatore in più. E la cosa carina, ragazzi, è che dentro le case, vedete, c'è il nome, Leo ti dice cosa sta facendo, ti dice se ha una casa, ti dice praticamente tutto quello che ha, educazione, ok? E si ricordano anche i lavori, cioè se voi cambiate il lavoro a un
un abitante e poi si ricorda che prima magari faceva il pescatore, che arriva sempre qua. Ok, loro piano piano, contenti contenti, stanno facendo le loro cosette. Comunque acqua ne abbiamo veramente poca, io metterei uno di acqua perché siamo a 400, ecco 520. Ok, costruttori due, piano piano loro fanno le loro cosette, ticche 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 tacche tacche tacche, fanno le loro cose. Adesso un'altra cosa molto importante è fare i vestiti, perché intanto abbiamo un adulto in più, non me ne ero accorto, e però un bambino in meno. Dovete bambinare, ragazzi, dovete bambinare. Allora, quello che ci manca, scusate, quello che ci manca è praticamente i vestiti, perché con i vestiti ci possiamo fare le maschere a gas, le bendane, i guanti, e sono utili perché sennò vanno in depressione, poi vabbè c'è tutta la zona radioattiva eccetera eccetera. Quindi per fare il vestito è abbastanza complesso, non è semplice, perché dobbiamo costruire una struttura che ricerca praticamente immondizia, dobbiamo costruire le strutture che selezionano l'immondizia e dobbiamo costruire una stazione, un agglomerato di lamere che selezioni il carbone, e tutto questo per fare le maschere, più la struttura del salto per fare i propri vestiti. Quindi è abbastanza complessa la cosa. Vediamo un po', io direi che per il momento, ragazzi, come proprio primo sguardo veloce, non voglio fare gameplay troppo lunghi, può anche andare bene così. Se volete ci facciamo anche un secondo gameplay, fatemelo capire dai commenti, dai like, dalle visualizzazioni, e potete anche scrivermi se volete una serie o no. Sicuramente questo gioco lo porterò anche su Twitch, però su Twitch, diciamo, partirò da zero, perché Twitch vorrei fare due cose separate, Twitch e YouTube. E quindi niente, ragazzi, vi ricordo ancora una volta, like, visualizzazioni, commentate e guardatevi la totalità del video, perché altrimenti il canale non cresce e vi posso portare pochi contenuti. Bene, ragazzi, io vi ringrazio ancora una volta e ci vediamo per un secondo episodio, o almeno un secondo episodio ve lo porto sicuramente. Ok, ragazzi, alla prossima, grazie per la compagnia.